Secondo io era troppo attaccata a sto ragazzo, troppo. Quando perdeva tempo lui andava cercando, che io lo immaginava che me l'ammazzavano. E ce lo diceva, Peppino sta attento, Peppino tu non lo puoi fare, Peppino tu lo sai a quale famiglia appartieni. E lui? Non mi dava retta. Solo che mi diceva, e va bene, ti ammazzano, e va bene. Però andai a cercare il motivo come ammazzarmi. Andai a cercare, mi capisci? C'erano delle minacce di mio marito puro. Ecco, mio marito era chiamato di questo signore. Mi ascolta, io piglio il telefono e telefono a California. Ci si sente, è una cucina mia. Vorrei mandare a Peppino. Ci si, mandalo subito. E va bene. Poi viene Peppino, dice, sai Peppino, ti vorrei mandare a California per un periodo di riposo. Non ti farò mancare niente. E manco ti fanno mancare niente a California. Sì, ci vado alla California, come riposo, sì. L'accetto questo tuo regalo. Però dice, io mi porto. Ti porti? Mi spaventavo io. E che fare tu? Dice, un municipio. Io mi porto, tu ti porto al municipio, non puoi essere figlio. Perché sì, un elemento scomodo, mi ha capito? Ti ammazzano figlio. Tu sei un ragazzo a 100 anni, tu hai una vita davanti, ti lauri, ti rinforzi con il partito e puoi fare tutto quando tu ti hai rinforzato con la tua età, che ti lauri. E mio marito, l'unico piacere che ti posso fare, mi ascolti, che io ti posso fare, c'è questo signore, buttarlo fuori di casa. No, mio figlio è in casa mia. E io di nascosta di mio marito mi metteva a casa mia. Lo faceva mangiare e poi la mattina, perché poi si affittò, stavo in una sorella mia, non c'è stato io. E poi si affittarono una casa. Ogni mattina ci portavo la bancheria io. Lei l'ha visto il film. Oh, era tutto questo. Ogni mattina aveva questo problema, non lo persi mai d'occhio. Andava cercando informazione, le famiglie ci dicevano, vedremo se il ragazzo di farci la smettere, perché erano con 15 ragazzi, né che era mio figlio solo, che si interessavano. Mio figlio era più intelligente dell'altro, aveva più coraggio e faceva le comizie. E a Montevago lo nome. Ecco, non sopportava l'ingiustizia. Io ero andato guai, mi crede, c'era l'inferno in questa casa. Nani guai, nani guai, nani guai. Non ci posso pensare quando veniva a buttare fuori un figlio di casa. Adesso di Peppino se ne parla tanto, oddio, dopo il film soprattutto. Ora sogno orgogliosa. Ecco. Certo, la ferita mi restò aperta, però lo pensate tutti a Peppino. Sì. Si ricorda quando venne qui la commissione antimafia? Non mi ha, certo. Con 10 parlamentari di tutti i partiti e portò tanti documenti di tutto quello che non aveva fatto la polizia, carabinieri, mafiosi e politici, erano tutti e tre d'accordo. Tutti già d'accordo e non fecero niente. Il piede che hanno trovato di mio figlio, le mani e la pietra, oh animale, che venne e dicono, ma in Sicilia c'è stato animale, ci tiravano a colpo di pietra in testa. Come si fa a sopportare? Come si fa? Ma come si fa? Colpo di pietra, e poi l'hanno trascinato e se lo portavano da un binario. E ci mise una bomba di 5 kg. Un corpo così, così propera. Mio figlio restò a terra. Fece un funerale finto. Non c'era niente nella cassa, niente, mi crede? Spigliare qualche pezzone di cosa, non lo so. Niente. Ma datecelo bene magari, mettetecelo bene. Ma così si fa? Quando ha deciso di costituirsi parte civile, all'inizio aveva un po' paura, poi... Io non mi volevo costituire di parte civile.
Mio figlio dice no, ti costituisci Giovanni, dice no, se tu fai parlare mia sola, allora è il caso, ma se tu cominci a parlare io non mi costituisco le parti civili, no, che mi facevano impaurito, ammazzano l'auto, ma chi ci aveva pigliato l'auto? Oh. Allora niente fa, una sera mi vedo spuntare due avvocati, ci si siede, accettato uno a un lato, uno all'altro lato, uno mi diceva, ma lei si deve costituire, dice no. Se vuoi dall'altro mi disse, ma se costituire, ma la padrona su di me ci disse, e non voglio costituire. L'altro invece sì, se devi costituire. Insomma, se io mi costituisco quando mio figlio non parla, di Giovanni, ci faceva questa opposizione. Se vuoi dall'altro, dice no, a suo figlio lo fecero come un terrorista. Ma ci sono domani portatemi a Palermo che io mi costituisco di parte civile subito. E mi sono costituita di parte civile e ho difeso mio figlio e lo difenderò sempre, mi già sto chiaperte.